Ben ritrovati amici sportivi e buonasera a tutti per questo nuovo appuntamento settimanale del lunedì sera con Il Gol. Andiamo subito a presentare gli ospiti della puntata odierna, sono arrivati in questo momento soltanto due ma ne arriveranno altri strada facendo. Tiziano Lauducci, il nostro buonasera. Opinionista ufficiale, buonasera a te Tiziano, torna a trovarci dopo una stagione di pausa Giuseppe Donatelli, allenatore quest'anno diciamo in attesa di sistemazione. Buonasera anche a lei mister. Poi avremo il piacere di avere con noi altri ospiti, Peppino Di Pasquale, allenatore del Treville, poi due ospiti del Caporosso che ci hanno garantito la loro presenza, stanno arrivando, credo arriveranno tra pochi minuti, Walter Colasanti, dirigente, ed Ennio Di Marzio, allenatore. Poi la scaletta prevede numerosi servizi, rivedremo qualche spezzone anche del derby infrasettimanale di Serie D tra Val di Sangro e Nuovo Avezzano, un servizio su Val di Sangro Guardia Greve, il derbissimo tra le chietine di questo raggruppamento, vedremo anche Celano Tivoli con i riflessi filmati su questa vittoria della squadra marsicana e poi per quanto riguarda il campionato regionale di eccellenza avremo i servizi su Ortona Pianella, Montereale Luco dei Marsi, Pescina Montesilvano, Francavilla Alba Adriatica, Lauretum Sant'Egidiese e Montorio 88 Casoli. Per quanto riguarda invece la promozione nella rubrica in campo alle 22 e avremo i servizi su Ripateatina Palombaro, Perano Miglianico e Spallanciano Marina Calcio. Questa è la ricca scaletta odierna, adesso però dovremmo fermarci qualche istante per sentire alcuni consigli dei nostri sponsor e poi inizieremo parlando di Serie D. Eccoci tornati nuovamente in diretta, tra poco la nostra regia manderà in onda anche in sovrimpressione il nostro numero telefonico per gli sms, i vostri messaggi e per mandare delle domande oppure delle considerazioni sulla giornata calcistica di ieri. Eccolo qua il numero 335 5907 945, tanti sms sono arrivati nel corso delle scorse puntate, il nostro tecnico Marcello ha fatto anche una statistica, in 8 trasmissioni tra la nostra e quella di Sergio Mancini del martedì sera sono arrivati 12.000 sms, quindi 8 trasmissioni, credo sia, se non ho fatto male i conti, 1.500 sms a trasmissioni, dati certificati, non fandonie. E per quanto riguarda la scaletta, avevo dimenticato, Tiziano me lo ricordava nella pubblicità, che parleremo anche di terza categoria nella parte conclusiva, prima della rubrica in campo, perché nel tuo paese, Pianella, a Pianella, sì. C'è stato un derby tra due squadre. Quanto patologico, proprio, storico se vogliamo, fra due squadre, appunto il Football 2004 e la Tosida, però più in là ne approfondiremo molto nei dettagli. Bene, quindi restate con noi, mi raccomando. Restate incollati con noi. Poi eventualmente devo ancora parlare con gli altri ospiti che arriveranno, ma probabilmente avremo un top 11 anche sulla prima e sul girone B di promozione. Iniziamo parlando di Serie D. La Val di Sangro in settimana ha affrontato la Nuova Avezzano e possiamo magari vedere mentre parliamo queste immagini sul successo per 2-0 della squadra di Cosco. Ieri grande attesa per il derby con il Guardia Grele, alla fine risultato piuttosto giusto tra le due contendenti, un punto che serve più al Guardia Grele che doveva assolutamente muovere la classifica. La Val di Sangro è apparsa piuttosto demotivata, una delle peggiori partite disputate dalla formazione di Cosco, ha detto anche dei tifosi. E si teme adesso, Tiziano, che questa demotivazione della squadra sangrina possa arrivare anche a fine stagione, perché poi nei playoff eventuali la Val di Sangro dovrebbe essere quasi sicuramente partecipante. Poi io penso che sia anche una cosa che è venuta pure da sé, perché ormai penso che l'obiettivo del primo posto è andato, il campionato l'ha vinto il Callipoli, per cui un certo rilassamento a livello psicologico sia stato anche normale. Penso da qui alla fine del campionato la Val di Sangro avrà delle impennate, ci mancherebbe, però chiaramente non sarà più quella magari delle prime giornate di campionato dove puntava a sprombattuto per vincere il campionato. È una cosa che viene in modo spontaneo, però voglio dire, non dovrebbe succedere per la caratura, per la professionalità dei giocatori.
Comunque, tornando a ieri, diamo anche merito al guardiarele, che ha preso un punto d'oro meritato, giocando anche bene, mettendocela tutta, cercando appunto di uscire da, da quella piccola crisi di risultati non di gioco in cui versava appunto i Granata. Per cui lode alla squadra di Anzivino e tutta guardiarele che si sono ben comportati alla Valtesan contro quello squadrone, ma a ragion veduta c'è mister Donatelli che ieri era proprio allo stadio e può essere ancora, ci può essere ancora di miglior aiuto a riguardo. Sì, in effetti avete fatto una buona analisi, io ero lì a vedere questa partita e sinceramente ho visto il guardiarele giocare veramente una buona gara, una gara di concentrata, di concentrazione, e mentre forse mi ha deluso un pochettino la Val di Sangro, che mi aspettavo sinceramente qualcosa in più, però la tua tesi forse è valida, Tiziano, quando dici in effetti adesso si è allontanato un pochettino dalla vetta e probabilmente un po' di deconcentrazione, un po' di demotivazione e magari questa squadra non si sta esprimendo bene come dovrebbe. Una nota particolare per uno degli ultimi acquisti del guardiarele, non so cosa ne pensa mister Donatelli, ma la prova di Alfieri è stata positiva. Sicuramente Rino è un giocatore di esperienza, sarà molto utile al guardiagrele, è un ragazzo poi serio nonostante la sua già diciamo veneranda età, però è un ragazzo che veramente ha tanta voglia ancora di far bene, e quindi il guardiagrele sicuramente ha preso un ottimo giocatore, è un bravo ragazzo. Bene, non so se sono pronte le immagini sul derby, ma magari le vedremo tra un po', tra qualche minuto. Vado a presentare anche Ennio Di Marzio, che è l'allenatore del Caporosso, un'altra squadra di guardiagrele. Stavamo parlando, mister, mentre lei entrava in studio, del derby tra Val di Sangro e guardiagrele. Voi siete una squadra, la seconda adesso, squadra più importante del paese, perché le altre sono in seconda categoria. Come sta andando la vostra stagione? Ma diciamo abbastanza lusinghiero il nostro comportamento, siamo partiti senza grosse ambizioni, però ci piace divertirci, per divertirsi lo sappiamo bene che comunque bisogna fare risultato, stiamo facendo pure, siamo in zona playoff e che è tutto roseo insomma per il futuro, poi vedremo un attimino come si metteranno le cose, anche perché con questo grosso problema della neve abbiamo delle grosse difficoltà per gli allenamenti, la società sta facendo salti mortali, cercare di procurarci palestre e quant'altro, però problemi ce ne sono, insomma, quindi molto inciderà e penso che tanto inciderà questo, diciamo, questa situazione meteorologica che si va creando. Salutiamo anche Walter Colasante, dirigente del Caporosso, poi se ci sarà tempo lo faremo intervenire nella parte conclusiva della trasmissione. Tornando al derby tra Val di Sangro e guardiagrele, seguito da numerosi appassionati, tanti tifosi giunti da guardiagrele, numerosi anche quelli che erano di casa della Val di Sangro. Lei è la prima volta che ha seguito queste due squadre quest'anno, mister? No, ho seguito sia il guardiagrele che la Val di Sangro, un paio di volte la Val di Sangro e due o tre volte il guardiagrele, quindi riconosco. E da queste gare, secondo lei, le squadre rispecchiano la classifica attuale? Ma sicuramente per quanto riguarda la Val di Sangro ha una struttura di squadra, un organico ottimo per la categoria sicuramente, però sta facendo anche il secondo in classifica, quindi diciamo che è un buon campionato anche quello che sta sviluppando la Val di Sangro, mentre per quanto riguarda il guardiagrele sicuramente non ha un certo tipo di organico e secondo me stanno facendo bene, stanno facendo tantissimo. Ecco, ieri veramente ho visto poi una cosa in più che magari in qualche altra circostanza non avevo visto, ho visto un guardiagrele ben messo in campo e anche molto motivato, quindi Donato Anzivino evidentemente sta lavorando bene e quindi penso che dovrebbero tirarsi fuori un pochettino dalle cattive sorprese. Mister Di Marzio, come sono i vostri rapporti tra le due società, cioè tra il Caporosso e il guardiagrele? C'è un interscambio di giocatori che magari a loro non servono
e danno a voi, oppure non c'è assolutamente collaborazione? No, 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 io ho trovato che c'è un'ottima collaborazione, le società sono amiche, i dirigenti hanno un buonissimo rapporto, tant'è vero che noi abbiamo preso diversi ragazzi a Guardia Grele, già Rocco De Santis, Luca Ranieri, e poi quest'anno abbiamo preso anche un altro ragazzino, un 87, molto bravo, peraltro Buceroni Ernesto, che è un nostro fuori, per fortuna un nostro fuorigode, perché la nostra società, fra la grossa cosa che è questa realtà di questo quartiere, possiamo dire il Chievo abruzzese se vogliamo, e però c'è una pecca che sicuramente per il futuro andranno a colmare, la mancanza di un settore giovanile, e avere vicino questa realtà del Guardia Grele dà questa grossa possibilità di attingere al vivaio del Guardia Grele. E infatti Luca Ranieri, che è un ottimo difensore, sicuramente un titolare a tutti gli effetti, ma è un fuoriquota, è un 83, e questo Buccellone 87 è una cosa. Ieri per esempio stavamo in difficoltà, abbiamo dei problemi, l'ho inserito nel secondo tempo, ha fatto un grosso secondo tempo, ha dato una mano alla squadra a vincere la partita, insomma, che stava perdendo. Peraltro stavamo perdendo, ha dato una grossa mano ed era un fuoriquota. Quindi questo è potuto accadere proprio per i buoni rapporti, diciamo, fra le due società. Tifoseria calda e appassionata a Guardia Grele, abbiamo visto anche ieri, per quanto vi riguarda, so che anche voi all'epoca della terza categoria, ricordo con Colasante se ne parlava, che avevate numerosi telespettatori. Sì, io sono un po' più per sentito dire, nel passato la tifoseria Caporosso era una tifoseria caldissima. Forse hanno raggiunto il massimo di questo calore nel momento in cui sono stati promossi in prima categoria. Poi, sa com'è, quando la squadra naviga per le prime posizioni, allora il tifo c'è. Poi magari quando tu ti devi stabilizzare un campionato nuovo di categoria superiore, come era lo scorso anno, 2 anni fa mi sembra, per il Caporosso, ovviamente le cose non stavano proprio benissimo e la tifoseria si calma. Speriamo noi di riuscire a riportare un po' di entusiasmo. Adesso diciamo, i più affezionati ci seguono. Speriamo di dare qualche altra impronta e sicuramente torneranno a farsi sentire come tifo. Bene, stavo leggendo alcune domande. Quali sono i tifosi i più calorosi e come è il criterio per i playoff quest'anno in eccellenza? Poi non so se vuoi rispondere subito. A proposito dei tifosi calorosi, ieri quelli del Guardia Grele lo erano piuttosto agitati anche nei nostri confronti, un po' di polemiche che sinceramente non ho capito. Poi tu hai contattato. Ma guarda, sicuramente è stato di qualche sagittato che non fa parte magari della frangia importante del tifo di Guardia Grele. Io li conosco, sono tutti ragazzi bravi, per bene, conosco anche le famiglie tra l'altro, per cui sono di una educazione encomiabile i ragazzi di Guardia Grele. Poi magari preso un po' un attimino dall'incontro, da qualche parola di troppo eccetera, però ho ricevuto le dovute scuse da parte del loro capo tifoso Saturnino, che mi ha spiegato un po' le motivazioni magari di questa piccola protesta nei confronti della nostra emittente, per cui capitolo chiuso e archiviato. Che mi dicevano, forse era per me, che non ho menzionato la presenza dei tifosi del Casoli. Sì, c'erano degli sfottò tra tifosi del Casoli che erano accorsi a seguire la gara e a tifare Val di Sangro, ma tutto nella norma. Rispondevo pure al messaggio. Sì, sui playoff. Più calorosi. Più calorosi, vabbè, ce ne sono tanti. Attualmente parlo dell'eccellenza, diciamo il tifo di Penne attualmente, anche in virtù appunto della squadra che si trova nelle altre sfere della classifica, quindi è giusto che siano calorosi, appassionati, per cui
Non disdegno anche neanche quelli di Alba Adriatica, che sono pochi ma sono irriducibili, veramente molto molto simpatici, e li saluto con tanto affetto, senza dimenticare anche quelli di Notaresco, che sono anche dei tifosi molto appassionati, che tengono alle sorti della squadra, eccetera. Ma in questo momento sono quelli che magari al di là del risultato delle loro squadre seguono sempre con tanto affetto le sorti delle loro compagini. Simpatici sono anche quelli del Francavilla, ne sono pochi, però guarda, presenti sempre con lo striscione, tutto quanto, veramente un plauso a tutti. Volevo parlare anche delle tifoserie meno calorose, ma magari quando arriverà Peppino Di Pasquale del Treville parleremo con lui, perché mi sembra proprio i tifosi della sua squadra siano poco calorosi, anche perché... Volevo intromettere un attimo il discorso, perché mi sembra di aver letto un messaggio dei tifosi del PEN inizialmente, quindi li ringrazio tantissimo. Come ha detto Tiziano, veramente sono un pubblico calorosissimo, poi i ragazzi della Neuro veramente sono encomiabili, eccezionali, e li ringrazio ancora e sono rimasto veramente affezionato a loro. Come mai non è proseguito il rapporto? Il calcio di oggi, il calcio moderno è così, purtroppo fa parte delle regole del gioco, ma non ha nessuna importanza, l'importante è mantenere questi tipi di rapporti con le persone. E poi nel calcio mai dire mai, come si dice, per cui l'importante è comportarsi sempre in modo corretto e serio. Tiziano, tu hai seguito l'anticipo oltre al Lauretum Sant'Egidiese? Sì, io ho fatto Francavilla Alba Adriatica, è stata una buona gara tutto sommato, non eccelsa sotto il profilo tecnico ma molto valida sotto quello agonistico. Alla fine il pareggio è stato giusto, due squadre si sono affrontate un attimino con un po' di paura, perché di questi tempi si sa che sbagliare può essere anche molto pericoloso, si mette a repentaglio un'intera stagione, quindi si è visto la buona ripresa del Francavilla, anche se a tratti dopo la debacle di Ortona, un Villa ben messo in campo, anche se gioca ancora con il freno a mano tirato. Secondo me è una squadra che può dare ancora moltissimo, però è lì in piena corsa playoff e non ha che da migliorare, mentre al contrario ho visto anche un Alba, anche se orfano appunto di un giocatore importante come Colancecco, ben messa in campo, Sorniona sa quello che vuole senza grossi fronzoli per la testa, e il buon Natale ottiene sempre quello che vuole, per cui un buon punto che, visti i risultati delle altre squadre, può far comodo ambedue. Chiaramente ha vissuto la gara un finale da mozzafiato, diciamo così, ci sono state due occasionissime proprio nitide e sciupate in modo clamoroso da Di Giuseppe, che poi è stato il migliore in campo in senso assoluto, doveva prendere tutta questa grinta, tutta questa voglia il buon Marcello, da solo ha tenuto in apprensione l'intera retroguardia del Villa. Poi ci sono state altre due occasioni per il Francavilla, un buon tiro di Contini, un palo clamoroso di Baldassarre e poi un rigore che ci poteva anche stare, bisogna vedere bene le immagini su Dilisio, per cui anche con le situazioni, le opportunità da gol sono pari, quindi un giusto pari per una buona gara da due squadre che hanno dimostrato di vivere un buon momento, di stare in salute e di giocarsi le loro chance fino alla fine. Che ne pensa, mister, della coppia Antignani-Damiani? Sono due buoni giocatori, Damiani non lo scopro io, è un attaccante insomma che nonostante l'età è ancora il vizietto del gol. E Antignani, che non conoscevo bene, ho avuto modo di vederlo in qualche occasione e mi sembra anche un attaccante di buon valore. Attenzione ai messaggi, stiamo un po' travalicando perché poi non ci diranno che alimentiamo la violenza. Ci sono messaggi un po'... Io ho visto un messaggio che volevo rimarcare per la tifoseria. Ho allenato la testa e un messaggio dice: la testa è la tifoseria più grossa e più che si fa sentire in Napoli. Devo dire che è vero, la testa come tifosi si fa veramente sentire. Bene, andiamo con il primo servizio, adesso quello del derby
tra Val di Sangro e Guardia Grele, terminata 0-0 con le interviste al presidente Pellegrini della Val di Sangro e al mister Ranzivino del Guardia Grele. A soli 4 giorni dal vittorioso recupero con l'Avezzano, la Val di Sangro gioca il secondo derby consecutivo davanti al proprio pubblico. L'11 di Cosco, abbandonate ormai le residue speranze di aggancio alla vetta, focalizza la sua attenzione sul conseguimento della seconda piazza finale. Il Guardia Grele avversario di turno ha invece bisogno di punti per ridare ossigeno alla propria classifica, diventata asfittica nelle ultime settimane. Organici rivoluzionati dai due tecnici per una sfida seguita dal pubblico delle grandi occasioni. La gara, che nelle battute iniziali si dimostra molto tirata ma sostanzialmente equilibrata, non riserva particolari emozioni. Al 22esimo il traversone di Di Giulio non viene sfruttato a dovere dai suoi compagni del reparto più avanzato. Qualche istante dopo una incomprensione tra Rossetti e Di Giulio rischia di provocare danni irreparabili. La gara si vivacizza e al 26esimo Margarita centra i legni con una gran sciabolata sul calcio da fermo. Il batti e ribatti tra le due contendenti prosegue con questa sventola dal limite di Perricone, che spedisce il pallone sopra la traversa di Rossetti. Margarita prosegue il suo personale duello sui tiri da fermo con Lepore, che stavolta alza sopra i legni. Squadre che vanno negli spogliatoi sul risultato ad occhiali. La ripresa si apre con una clamorosa opportunità fallita da Spinelli, che da breve distanza si fa respingere la conclusione da Lepore dopo una bella iniziativa di Piperissa. Poco dopo Marinucci Palermo incorna su un traversone del neoentrato La Notte, ma spedisce al lato da due passi. La fase centrale della seconda frazione non riserva emozioni. Bisogna arrivare al 41esimo per assistere al calcio piazzato di Marchetti, che chiama in causa Rossetti. In pieno recupero il tiro al volo di Lannutti trova Lepore sulla traiettoria. Alla fine arriva il pareggio a reti bianche, che fa comodo soprattutto al Guardia Grele, uscito indenne dal terreno della vice capolista e con un punto in più in classifica. Presidente Pellegrini, siamo al termine di questo derby con il Guardia Grele, un punto che serve sicuramente di più ai vostri avversari. Ma sicuramente sì, al fine della classifica servono più a loro che a noi, però logicamente è stato un derby, un bel pubblico, una bella partita pure, senza risparmiare nessun colpo, alla fine un pareggio tutto sommato va bene. Alla fine lei si aspettava 6 punti in 2 gare, ne sono arrivati 4 comunque. Sicuramente noi ci aspettiamo sempre il massimo dalla squadra. Io mi aspettavo i 6 punti, adesso sono arrivati 4, ci prendiamo i 4. Gallipoli non si ferma, voi ormai dovete pensare al secondo posto, ad assicurarvi questo posto molto importante per i playoff. Ma io l'altra volta già te l'ho dissi, no? Ecco, noi ci dobbiamo accontentare di quello che mettiamo in tasca ogni domenica. Se il Gallipoli ogni domenica mette una vittoria, noi mettiamo un pareggio e una vittoria, il Gallipoli avanza sempre di più. Però a questo punto noi ci dobbiamo credere fino alla fine e ottenere il massimo di quello che si potesse ottenere. Mister Ranzivino, alla fine è arrivato un punto davvero prezioso per la sua squadra al termine di una gara sostanzialmente equilibrata. Sì, è un punto importante in un momento difficile, quindi credo il punto meritatissimo. Abbiamo fatto veramente una buona partita, gli ultimi 10 minuti ci è preso un po' d'ansia probabilmente da risultato, come è giusto che sia, però i ragazzi sono stati veramente bravi contro sicuramente una squadra quotatissima. Dopo la buona gara disputata oggi, lei ritiene superato il momento di appannamento della sua compagine? Ah, io credo che il momento di appannamento oppure il momento che una squadra vada bene sono sempre in realtà, voglio dire, effimeri, perché passano una settimana all'altra. Nel calcio perdi una partita, sei in crisi, ne vinci una e risolti i problemi, per cui devi avere soltanto un equilibrio, sapendo e cercando di gestire al meglio le situazioni. Stavamo commentando un po' i messaggi, ne sono arrivati diversi per Di Marzio. È tornato il 12esimo uomo in campo, si diceva, il collettivo. Avrà detto qualcosa ai giocatori forse? Per... Sì, beh, sì, cioè, non è così altro che si dice. Io da quando alleno fondo sempre la fortuna possibile della squadra sul collettivo. Certo, ho sempre pensato che i buoni giocatori fanno la squadra, però non si predica da solo, si predica sempre insieme. Di conseguenza questo discorso ricorre nello spogliatoio e ultimamente c'è poi stato qualche risultato che non mi è soddisfatto e avevo detto che il collettivo non esiste più. Evidentemente i giocatori rimarcano che la vittoria di ieri è frutto del collettivo ed è vero. Bene, ringrazio intanto i tifosi del Guardia Grele che stanno mandando i messaggi. Al messaggio che ne penso di Cristofari del Guardia Grele, perché sovente viene appare questo messaggio ogni lunedì. Cristofari è un buon giocatore, un ragazzo molto bravo che
deve maturare per la sua giovane età per un campionato difficile come quello dell'AD, però ha tutte le credenziali e le carte in regola per ben figurare in questo campionato e di giocarsi tutte le sue carte, perché è un giocatore molto ma molto interessante. Bene, non so, abbiamo pronto il servizio su Celano Tivoli, che è il prossimo servizio. Poi inviterei magari il mister Di Marzio, non gliel'ho detto prima perché non abbiamo avuto tempo, magari se ci può fare un top 11 sul girone B di prima categoria. La metto in difficoltà? No, me l'aspetto, ho preso anche degli appunti. Ormai è diventata un'abitudine. Esatto, appunto. Va bene, allora poi mi raccomando, per la prima avrete il top 11 su questo girone, ed è il primo dell'anno, visto che non l'abbiamo fatto altre volte con gli ospiti. Adesso linea alla regia, perché avremo anche il servizio su Celano Tivoli. Tre punti importantissimi per il Celano, conquistati in casa contro un ottimo Tivoli, anche se, a dire la verità, in maniera un po' rocambolesca. A partire dal primo vantaggio dei castellani fino al calcio di rigore per gli ospiti e conseguente espulsione di Giannitti. Nei primi minuti di gioco le squadre si studiano e bisogna attendere il tredicesimo per la prima vera occasione, che è per il Celano. Tutto nasce dagli sviluppi di un calcio d'angolo, batte Cesaro verso il centro, sbuca su tutti Pisani che incorna bene di testa, ma sulla linea salva in extremis Lauteri. 5 minuti dopo risponde il Tivoli con Lemme, che sfila Galluzzo, si trova solo davanti a Giannitti ma spreca, mandando al lato un pallone d'oro. E andiamo al 36esimo minuto, occasione ancora per il Celano. Il pericolo nasce ancora da un calcio piazzato, stavolta una punizione. Batte Ferrera, trova sulla destra Zanon, palla al centro per Arcamone che si gira non inquadrando la porta. Ma non è finita, perché arriva come un treno Pisani, il quale però non trova l'impatto con il pallone e lascia sfilare sul fondo. Si chiude 0-0 la prima frazione di gioco, ben giocata da ambedue le formazioni, anche se a ritmi non troppo elevati. Ma passiamo alla ripresa, in cui accade di tutto e in cui, tra le forti proteste, maturerà il successo castellano. Il primo episodio è al 25esimo, resta a terra Bruni a causa di uno scontro in area di rigore. Nessuno mette la sfera fuori, la palla vaga pericolosamente davanti alla porta del Tivoli e finisce sui piedi di Conte, che senza pensarci troppo su la spedisce in fondo al sacco, proprio mentre il portiere si stava rialzando. Si scatenano subito le proteste degli ospiti verso il direttore di gara, calzolare di Forlì, che dopo qualche tentennamento convalida il gol 1-0. Al 28esimo ancora un episodio da Moviola. Morelli entra in area di rigore e viene messo giù da Giannitti. L'arbitro fischia il calcio di rigore, applicando il regolamento, e espelle il portiere del Celano, incredulo. Al suo posto Cifaldi inserirà Fegatibbi. Palla sul dischetto, su cui si porta Cotroneo, il quale, freddo e sicuro, segna e fa gol e riequilibra così le sorti del match. Giusta l'esultanza del numero 8 rosso-blu, autore tra l'altro di un'ottima prestazione. Al 38esimo arriva il definitivo vantaggio dei padroni di casa. Zanon, gran partita anche per lui, effettua un gran lancio sulla fascia destra a pescare Aureli, che, davvero sensitivo, spalle alla porta e senza guardare si gira e spedisce la sfera alle spalle di Bruni. Grandissimo gol per lui, che fissa il 2-1 finale, consegnando così tre punti fondamentali al Celano. Bene però anche il Tivoli, che esce a testa alta dal campo e che, da quello dimostrato oggi, non sembra meritare il terzultimo posto in classifica. Tre punti importanti e pesanti per come sono venuti fuori, nel senso la partita si era messa in salita per noi, perché dopo il pareggio loro sul rigore abbiamo perso anche il portiere ed è dovuto entrare il ragazzo Fegatilli, che prende al debutto stagionale perché mancava anche l'altro portiere Zaccagnini. Eravamo in 10 e penso che la squadra ha avuto una forza di orgoglio, e poi abbiamo trovato quel gol con Aureli, riuscendo a trovare la vittoria. Infatti sono stati ottimi gli innesti portati nel secondo tempo. No, penso che Nuges, il ragazzo, ha fatto molto bene, perché ci ha dato incisività, ci ha dato rapidità, cosa che non avevamo il primo tempo. E sicuramente Aureli è un finalizzatore nato, è riuscito a finalizzare forse l'unica palla buona che gli è capitata, e questo è importante. Bene, tanti messaggi stanno arrivando, purtroppo non possiamo rispondere a tutti. Stavo riflettendo su un messaggio che parlava di stagione fallimentare della Val di Sangro, secondo questo telespettatore non serve l'alibi Gallipoli, perché dice avrebbe speso anche di meno. Ma non esageriamo. Non mi sembra che il Gallipoli abbia speso di meno, basta pensare agli ingaggi di Castiglio e Innocenti, che insomma sono tutto dire. Adesso, non è fallimentare la stagione della Val di Sangro, è che purtroppo, ahimè, anche quest'anno è uscito una squadra più forte, la Val di Sangro, che si chiama Gallipoli, tutto qua.
Certo. E adesso dobbiamo parlare del campionato di eccellenza, dopo la parentesi sulla Serie D. Ovviamente i messaggi potete comunque continuare a mandarli sul campionato di Serie D. Tu hai visto la gara tra Lauretum e Sant'Egidiese, torniamo su questa gara, sì, perché c'era un messaggio per il mister Norcia, diceva, mi sembra di ricordare, va bene il turnover, però Canale ci dava due giocatori che sono indispensabili. Ma guarda, Norcia, se ha ritenuto opportuno far sedere sulla panca due giocatori bravi come Febbo e Canale, avrà avuto anche i suoi buoni motivi, mi sa pure che i due ragazzi erano ammoniti, si poteva rischiare anche la squalifica, comunque avrà avuto i suoi motivi. Comunque, al di là di questo, il Lauretum ha incappato una giornata storta, che può succedere. Dopo 6 vittorie consecutive, 8 risultati utili consecutivi, perdere non è poi la fine del mondo, considerando che, primo, il Lauretum sta rispettando appieno le premesse della vigilia, che era quello di fare un campionato dignitoso, e lo sta facendo alla grande, lo sta facendo anche di più di quello che doveva fare, quindi sta andando al di là delle più rosee aspettative. Secondo, ha creato un gruppo importante, si trova in piena corsa playoff, e mi sembra deleterio a volte criticare questo allenatore, che sta facendo veramente molto, molto bene, per cui un Loreto che decisamente in giornata storta ha perso, ha subito 3 gol, che, attenzione, contro una signora squadra che si chiama la Sant'Egidiese, voglio dire, per cui nel calcio ci può stare tutto. Vedi ieri lo Scerne, Davide contro Golia ha vinto al Penne, per cui poi chiaramente a fine gara c'è stata, chiamiamo, polemica o giù di lì, del presidente onorario Bruno Passeri, che non era soddisfatto appunto dell'operato della squadra, in particolar modo di mister Norcia. Poi è stato tutto archiviato, questo piccolo screzzo, se vogliamo dire, però chiaramente bisogna anche accettare la sconfitta, per cui il Loreto avrà tempo e modo per riprendersi, perché ne ha tutte le capacità e la forza, perché è guidata molto bene, ha attualmente un organico dignitoso, perché la squadra secondo me non è che sia forte, diciamo, è una squadra ben messa che può fare bene, e lo sta dimostrando con i fatti, per cui non bisogna illudersi più di tanto e fare voli pindarici, magari quando in altre circostanze il Lauretum dovrebbe incappare in qualche altra sconfitta oppure qualche risultato negativo. Quindi trovo deleterio la polemica contro Norcia, considerando che, secondo me, al di là di tutto, come andrà le cose, nel bene e nel male, penso che Norcia a fine campionato lascerà il Lauretum. Prima c'era un messaggio che magari non girerei tanto a mister Di Marzio, che forse non è tanto pratico di eccellenza quest'anno, più che altro lo girerei l'SMS al mister Donatelli, e si chiedeva qual era il centrocampista più forte dell'eccellenza. Bisogna vedere il telespettatore che tipo di centrocampista certo, chiede. Di qualità, di qualità. Appunto, bisogna vedere, ce ne sono tanti in eccellenza. Sicuramente uno di qualità, per esempio, anche fuori quota, ce l'ha il Penne, ce n'ha diversi il Penne, a dire la verità, perché Pecoraro, Ameli, Landero e Correa è un 84, è un giocatore, una mezza punta veramente molto, molto valido, molto tecnico. Poi l'Angolana ne ha altri bravissimi, come Donofrio, c'ha anche lo stesso Fabrizi. C'è un giocatore che, correggimi mister se sbaglio, Johnny Gariffa, cioè sicuramente, Johnny, appunto, ce ne sono tanti, cioè un giocatore che magari a volte ti gioca da 10 e a volte magari ti gioca da 4, però certo, ha dei colpi, ha delle giocate, ieri l'ha dimostrato veramente un grosso giocatore, e anche la Sant'Egidiese ha dimostrato di non meritare la classifica che occupa. Quindi appunto ce ne sono veramente tanti bravi. C'è l'imbarazzo della scelta. Mister Donatelli, una giornata che paradossalmente è stata favorevole alle squadre che non hanno giocato, ad essa Angolana,
che non hanno avuto grossi disturbi dalle altre avversarie. Infatti Alba Adriatica e Francavilla si sono fermate a vicenda. Il Penne è stato sconfitto a sorpresa sul terreno dello Scena di Pineto e Lauretum, come diceva Tiziano, ha perso anch'egli in casa, questa volta con la Sant'Egidiese. Sì, in effetti probabilmente le inseguitrici hanno perso una bella occasione, insomma, per avvicinarsi notevolmente alla testa, anche se reputo la testa veramente un'ottima squadra e ben guidata. E ci sta, nel calcio anche squadre come il Milan, come la Juve possono perdere anche delle partite un pochettino, ecco, alla portata, sicuramente alla portata, perché il Penn dispiace perché ha perso, ecco, diciamo, con lo Cerne, che però da quello che mi risulta ha disputato un'ottima gara. E adesso nel girone di ritorno bisogna fare attenzione perché tutti giocano col coltello tra i denti, quindi il tasso agonistico aumenta perché ci sono degli obiettivi da raggiungere, quindi ecco, di queste brutte sorprese se ne vedranno ancora. Bene, stanno arrivando anche delle domande sul Perano, sul campionato di promozione, ma direi più che all'Auducci, che magari è il nostro esperto di eccellenza, gireremo queste domande a Peppino Di Pasquale, che sta proprio arrivando a secondi nei nostri studi, lui che gioca, che è l'allenatore del Treville, squadra di promozione. Scusa, a proposito di messaggio, ho letto un messaggio che riguarda un mio giocatore. Io non l'ho visto perché ne arrivano tanti, sì. Ed è importante che dia una risposta. Che diceva? Mi diceva mister Di Marzio, non pensa che Adorante è arrivato il momento di appendere scarpa a chiodo o qualcosa del genere? Allora potrebbe essere una domanda di un compagno di squadra in tono scherzoso, e potrebbe essere una domanda di qualcuno che magari dà fastidio che gioca Adorante anziché qualcun altro. E io colgo l'occasione per rispondere. Fin quando Adorante avrà la forza, l'amore per il calcio, la voglia di allenarsi, come ce l'ha adesso, potrà giocare tranquillamente per tanti anni ancora. Cioè, per giocare è ovvio che uno si deve allenare, deve essere sempre presente. E allora Adorante di queste credenziali le ha tutte, quindi merita ancora di far parte del gruppo. Che ne pensate dell'attaccante del Pianella Colaneri? Brevemente, Tiziano, perché... Vabbè, Colaneri palla il suo palmarès, Colaneri ha fatto gol da tutte le parti, un giocatore che ha militato per anni in categorie superiori, adesso si trova a Pianella, cioè cercando di dare una mano, gli ha fatto un gran gol, un giocatore che... un nome e una garanzia. Bene, mentre andiamo con i primi servizi sul campionato di eccellenza, Ortona Pianella e Montereale Luco De Marsi, salutiamo anche Peppino Di Pasquale, allenatore del Treville, che sentiremo tra poco. Lo scontro salvezza al comunale ha visto prevalere l'Ortona sul Pianella, squadra in salute e reduci da 3 vittorie consecutive. L'Ortona recupera Rosselli in campo e Antignani in panchina. Conferma Luciani a fianco di Damiani in attacco, che ben avevano fatto 7 giorni fa con il Francavilla. Poche le vere palle gol da ambo le parti, le segnature sono venute tutte da calcio piazzato. La cronaca, 6° minuto, calcio dal limite per l'Ortona, va alla battuta Damiani, pallone a girare, Di Quinzi si protende in tuffo, ma la conclusione esce di poco. 13° episodio curioso, il direttore di gara si accorge che la sua casacca e quella dei collaboratori può creare confusione in campo e rimedia indossando una pettorina rossa. 16° Ortona in vantaggio, fallo su Luciani, calcio di punizione da posizione defilata sulla sinistra e Damiani stavolta indovina il giro giusto, sorprende Di Quinzi in ritardo sul primo palo e fa 1-0. Un Pianella evanescente in questo primo tempo si vede al 18°, cross dalla sinistra, ma la difesa dell'Ortona sbilanciata si salva in calcio d'angolo. 26°, ancora Damiani in gol. Conclusione di Gasparroni dalla destra, la palla finisce sulla testa dell'attaccante che la spinge in rete, ma l'arbitro annulla su segnalazione dell'assistente. 38°, calcio piazzato per il Pianella. Marzoli scodella la palla al centro, esce d'incecco e respinge di pugni. La sfera finisce tra i piedi di Odoardi, ma la sua conclusione è da dimenticare. Un minuto dopo Rossi Pinarelli dà un saggio della sua classe. L'attaccante si coordina sul lancio della tre quarti e colpisce al volo di sinistro, palla fuori di poco. A 2 minuti dal termine della prima frazione di gioco, l'Ortona raddoppia. Sugli sviluppi di un calcio piazzato, Paoloni smista per Rosselli al limite, che serve Luciani proiettato in aria, fermato dal difensore ospite. L'arbitro concede un rigore generoso tra l'incredulità e le proteste del biancazzurro in campo. Dal dischetto Damiani, che non sbaglia, spiazza il portiere e fa 2-0. Nel secondo tempo in campo c'è un altro Pianella e riduce subito le distanze. 4° minuto.
Fallo su Coppa dal limite dell'area e Colaneri disegna una traiettoria millimetrica che non dà scampo a Dincecco, che vola ma non può arrivare ad intercettare il pallone che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Tredicesimo, cross alla destra per Rossi Finarelli, l'attaccante colpisce di testa e impegna Dincecco a terra. Ventesimo, leggerezza difensiva di Adorante che perde palla al limite della sua area e permette a Rossi Finarelli di presentarsi solo davanti a Dincecco, che è stratosferico e riesce a deviare in angolo. 36esimo, lancio in verticale ancora per il numero 11 biancazzurro, che colpisce ancora al volo e impegna ancora Dincecco a terra. Un minuto dopo l'uscita del mattato della giornata tra gli applausi del pubblico di fede giallo-verde. Esce Damiani che raggiunge quota 14 nella classifica dei marcatori. L'Ortona conquista i 3 punti preziosi che fanno morale e soprattutto classifica. Vincere per non sprofondare nei bassi fondi della classifica, tutto questo in soli 90 minuti. Stadio Tommaso Fattori, di scena Montereale Luco De Marsi, sotto la supervisione del signor Settimi della sezione di Lanciano. Si parte e solo dopo 8 minuti di gioco Polise per i locali con una deliziosa girata indirizza il pallone sotto il 7. È grande la risposta dell'estremo Lisciani che devia in angolo. Tredicesimo, ancora Montereale, punizione dai 30 metri di Federici, il pallone si spegne di poco fuori. La squadra di Sanderra continua a premere, quattordicesimo cross dalla destra di Rosone, ancora Polise di testa, ma questa volta il numero 1 marsicano compie un vero e proprio miracolo. I biancazzurri di Cerone soffrono l'irruenza del rossoblù. 23esimo Zefferi viene steso in aria da Morzilli. Settimi concede la massima punizione. Dal dischetto batte lo stesso Zefferi. Palla da una parte, portiere dall'altra. Montereale in vantaggio. I marsicani soffrono specialmente in avanti, dove Giannini e Soci non riescono a trovare la giocata buona per riequilibrare le sorti dell'incontro. E da qui fino al 45esimo non accade più nulla, con l'estremo Scimmia inoperoso. Passiamo alla ripresa, precisamente all'ottavo. Si vede per la prima volta il Lucco con il numero 11 di Genova. Bravo ad eludere l'intervento di Scimmia, impreciso nell'indirizzarla in fondo al sacco. La sfera finisce sull'esterno della rete. Ersilio Cerone prova a cambiare pelle alla propria squadra. Toglie dalla montà Danese e Ruscitti per Berardino di Genova, Chiarilli e Dallucè. Ma la musica non cambia. Ancora Montereale, 25esimo, gran destro da fuori area di Rosone. Il pallone viene deviato in angolo. La Viola al 33esimo potrebbe raddoppiare, Petronio dalla sinistra rimette al centro, ma con Lisciani battuto al momento di concludere il numero 14 scivola. 40esimo ancora la Viola, tu per tu con l'estremo marsicano, ma non riesce a buttarla dentro. L'azione prosegue, serie di batti e ribatti, fin quando il pallone non termina sui piedi del neoentrato Ponzo, che spara fuori, complice una deviazione del numero 1 bianco-azzurro. Al 44esimo a complicare le sorti del Lucco ci si mette l'espulsione di Luca di Genova, doppio giallo per lui e doccia anticipata. Infine al 49esimo arriva il triplice fischio finale che promuove il Montereale grazie alla cura Sanderra e boccia senza appello il Lucco che da questa sera deve guardarsi seriamente alle spalle. Sfida di centro classifica, quella del Barbari tra Pescina e Montesilvano. I neroverdi, che lasciano Massara in panchina, vengono dal roboante 3-0 sul Notaresco. Il Pescina, reduce da 3 sconfitte consecutive e che non vince una gara casalinga dai primi di gennaio, 3-0 all'Ortona sul Netro di Celano, deve rinunciare al suo capitano Zaurrini, squalificato. Nei primi minuti i padroni di casa esercitano una notevole pressione e al 7° Lazzarini prova il pallonetto, ma sta anche attento e salva pochi passi dalla linea di porta. Man mano che passano i minuti però, il 4-4-2 di Ugo Dragone regge bene agli attacchi pescinesi, che si fanno sempre più confusi e poco pungenti. E anzi, alla mezz'ora è il Montesilvano a rendersi pericoloso. Fracassi crossa alla sinistra e trova dell'olio ben piazzato. L'esterno destro prova il diagonale, ma Meo è ottimo e salva la sua porta. Bixo liberale capisce che qualcosa non va e allora arriva già il primo cambio. 31esimo, fuori Ciurlia e dentro Aureli. Corrapino che passa a destra sulla linea dei centrocampisti. La sostituzione però non sembra turbare gli ospiti, che anzi al 43esimo vanno ancora vicini al vantaggio con Stanchi. Anche nell'occasione però è Meo a recitare la parte del salvatore della patria. Inizio ripresa liberale cambia nuovamente. Al posto di Partemi entra Alessio Di Venanzio, Rapino si sposta ancora e va sull'auto di sinistra. E Di Berardino va in posizione di terzino destro. Al 6° però è Di Cola a provare la sventola da fuori e Meo deve allungarsi sulla sua sinistra per evitare il peggio. Al 9° Chiuzzi prova a suonare la sveglia e il suo tiro dal limite è parato bene da Pompei. Ultimo cambio per liberale al 22esimo. Questa volta Rapino prende la via degli spogliatoi e gli subentra il giovane Rizzello.
Il match resta brutto, le difese hanno la meglio sugli attacchi e le emozioni latitano. Il Montesilvano controlla, il Pescina cerca di rendersi pericoloso, ma si vede che il gioco non è fluido e allora gli attaccanti ricevono pochi palloni giocabili. Al 28esimo Lazzari tenta il sinistro, ma non impensierisce Pompei. Gli uomini di Dragoni non soffrono quasi più. Al 38esimo, in contropiede, trovano il vantaggio. Nicola entra in area indisturbato e conclude a rete. Ma è miracoloso, ma la sfera termina nuovamente sui piedi del numero 4 nello verde che di piatto destro insacca per l'1-0. Sembra finita, ma al 42esimo i marsicani raggiungono l'insperato pari. Occhiuzzi calcia una punizione dalla tre quarti, Pompei è indeciso e Iezzi insacca per l'1-1 finale. Un pareggio giusto, dato quello che si è visto, anzi non si è visto in campo. Eccoci tornati in diretta, stanno arrivando ancora a valanga i messaggi SMS per i nostri ospiti, tanti gli spunti, ovviamente non facciamo in tempo a rispondere a tutti, però c'era un tifoso, credo, della Tessa che diceva, rispondendo magari ai nomi dei centrocampisti citati da Donatelli prima, se Angolana e l'altra squadra, qual era, mister, che e Penne hanno questi centrocampisti così non forti? Non solo queste due squadre, abbiamo detto anche altri che magari per non... Ma lui diceva perché la Tessa non è stata citata e comunque sta prima... Veramente dobbiamo dire che ce ne siamo dimenticati uno importantissimo dell'Angolana, che è Raghini, che si può dire che possiamo anche accontentare quel tifoso lì perché Rachini è un signor giocatore. Comunque la Tessa io l'ho vista e oltretutto mi ha fatto sempre una buona impressione, ha degli ottimi giocatori sia davanti che a centrocampo e per esempio secondo il mio punto di vista un centrocampista che ammiro è Farina Gabriele. Che ha pagato, ecco, la Tessa ha pagato proprio lo scotto di non aver avuto in campo contro il Penne Farina perché è un elemento di esperienza e quindi avrebbe fatto comodo veramente in quella partita alla Tessa. Senza dimenticare anche un certo signor Rosato. Ma Rosato, alla Tessa, anche tanti, cioè la Tessa ha una grossa squadra. Ma poi il primo in classifica, ragazzi, da quando inizia il campionato la Tessa è che capeggia la graduatoria con il pieno merito, con risultati importanti, 4 punti di vantaggio, anche fuori cuore. Cioè la Tessa non si può dire più, ma come, quanto, forse. Cioè la Tessa è una grossa realtà, ormai non è più una sorpresa, e sta vincendo il campionato, per cui onore a tutta la Tessa, alla società, alla squadra e anche ai suoi tifosi che domenicalmente seguono con passione, sempre caldi, calorosi e anche molto, molto corretti. A proposito della Tessa, volevo segnalare una comunicazione di servizio per i tifosi che la gara di mercoledì si disputerà a Monte Marcone e non alla Tessa. E poi adesso gli sta dicendo anche bene perché volevo volare, anche il Penne ieri ha perso una grossa opportunità per cercare di riavvicinarsi un attimino perdendo con lo Scerne, che lo Scerne che è una buona squadra, non ha rubato assolutamente niente. L'approccio mentale della partita è stato senz'altro migliore dello Scherne da parte di quello del Penne, che magari forse hanno snobbato un attimino la gara, una giornata negativa per gli uomini di Mister Cablone. A tal riguardo la società si è fatta anche sentire verso la squadra che chiaramente non vuole queste prestazioni così al di sotto delle loro possibilità, al di sotto delle loro specialmente potenzialità, perché il Penne chiaramente con tutto il rispetto dello Scherne doveva far sua la partita. Bene, andiamo un po' di fretta, Peppino Di Pasquale che sta preparando il top 11, gliel'ho detto adesso, quindi l'ho colto un po' impreparato, comunque ci abbiamo ancora un qualche minuto di tempo per fare questo top 11. E due domande, una che riguardava il Treville e un'altra il Perano, perché diversi messaggi ci parlavano della favorita alla vittoria finale in questo campionato, il Perano che tu hai già affrontato, mi sembra hai perso una gara... di campionato se non sbaglio, sì. E chi vincerà questo campionato? Non lo so. Secondo te? Non lo so perché le tre lì davanti hanno tutte e tre le carte in regola per poter vincere il campionato. Come assetto di squadra mi è piaciuto molto il Silvi, come espressione di gioco e tutto il resto mi è piaciuto molto il Silvi, però credo che Ripateatina sia molto pragmatica come squadra, forse ha questo più delle altre. Il Perano comunque se la gioca anche dopo il rientro di De Angelis che ieri ha segnato. Sì, rientro di De Angelis, però il Perano dalla sua ha per esempio tre fuori quota che non ha nessuno: Paolo Sciorilli, Antonio Del Peschio. Cioè Antonio Del Peschio fuori quota 84 e rischia di chiudere a 17-18 gol. Beh, tu lo conosci bene, l'hai portato. Sì, io l'ho avuto a Chieti, l'ho avuto a Val di Sangro, lo conosco bene, sì.
anche troppo. Enrico Patatina conosce bene il mister Di Marzio, se non ricordo male ha allenato questa squadra in passato. Ripatiatina è sicuramente una grossissima realtà, Riccardo Paciocco sta facendo un grosso lavoro, la società è una società quadrata, seria, protegge sia il gruppo, sia la squadra, sia l'allenatore ed hanno anche un bel gruppo di tifosi. L'organico è florido, c'è quel D-Rock che fa quello che deve fare. Sicuramente sarà una bella partita, sia come dicevi tu. Però ecco, vedo un attimino più favorito sia il Perano che Ripa, stanno lì, stanno lì. Sì. Potrà essere anche il terzo incomodo, però. E dopo penso, la partita d'arresto di ieri. Appunto, però forse, non lo so, il Ripa potrebbe essere leggermente più favorita. Beh, comunque ci sono 27 punti ancora. Beh certo, c'è ancora da fare. Volevo parlare di questo Treville, l'eterna malata del girone B di promozione. Cerco di capire da anni come mai con bravi giocatori non si riesca mai a vincere. Io la paragono sempre all'Inter, si offenderanno quelli dell'Inter, però effettivamente è così. No. E prima c'era una domanda sulla tifoseria più calda. A me è venuto in mente che forse può dipendere dalla tifoseria, che a Mozzagrogna non è particolarmente calda. I giocatori forse non sentono la maglia, non avendo un tifo a favore, un tifo insomma abbastanza consistente. Cerco di capire, può darsi che non è questo il motivo. Tu che ne pensi? Potrebbe Io essere. Sono arrivato quest'anno, però vivo lì, quindi le vicissitudini le so tutte da anni. Se non va c'è qualcosa, ma non possono essere i tifosi sicuramente. I tifosi non vanno in campo. Beh, sicuramente. E danno magari soddisfazione, è bello trovarli, magari fare quattro chiacchiere, che poi comunque sono i conoscenti del paese, sono questi i tifosi, anche certo, perché le realtà sono quelle che sono, la realtà è piccolissima. E tra Santa Maria in Bari e Mozzagrogna non si arriva a 4.000 abitanti, quindi questo è da considerare. Però il vero problema del Treville è la società, non c'è mai stata chiarezza in questa società, cioè la fusione forse ha portato qualcosina di buono, però credo che a questo punto si debba dire che ha anche tolto molto, perché il vero problema del Treville è che non ha un'identità. Esatto. Non ha una identità, non avere una identità significa chi sarà il presidente quest'anno, chi saranno i dirigenti, saranno di Mozzagrogno o saranno di Santa Maria in Baro, e questo ha sempre pesato. C'è stato un presidente per anni che è stato Nicola Romagnoli, che ha tirato molto anni fa insieme a Guido Chiavaroli, ed era la parte economica importante del Treville. Adesso questi non ci stanno più, molte persone non ci stanno più. Quindi c'è sempre stata una scarsa identità di societaria proprio, cioè hanno orbitato attorno a questa squadra sempre le stesse persone. Adesso queste persone non ci sono più, si sono tirate indietro nel momento in cui è andato via Nicola Romagnoli. Questo è stato un po', non voglio usare parole grosse, però ecco, ha lasciato un pochettino tutti di stucco, perché non ci si comporta così. Adesso c'è rimasto Igino Romagnoli, c'è Marcello Cicchitti e ci sono io. Noi tre portiamo avanti la baracca, dalla segnatura del campo fino a quella che è la partita. Quindi il vero problema è questo, cioè che non c'è una società, non c'è una identità, nessuno si identifica nel Treville, né di Mozzagrogna né di Santa Maria in Baro, perché la parte economica tutto sommato è di Santa Maria in Baro, o comunque lo è stata. Invece si gioca a Mozzagrogna, adesso si sta lavorando in maniera diversa da quando non c'è più Nicola Romagnoli, quindi si cerca di trovare soldi in maniera diversa, con delle sponsorizzazioni, anche perché comunque qualcosina c'è, però non si può stare più ai budget vecchi che tutti gli addetti conoscono. Per cui il vero problema del Treville è questo, che non ha una identità propria, cioè non è un paese che va in campo ed è spinto da... E questo si ripercuote anche sui giocatori, non è vero che i giocatori non rispettino la maglia o altro, perché comunque il giocatore va in campo, fa la sua partita, sa che deve monetizzare un rimborso spesa, il giocatore sa queste cose, cioè è inutile nascondersi, sa che l'anno prossimo deve trovare di nuovo squadra, quindi è inutile nascondersi, di no la maglia eccetera, purtroppo questo è sceso anche nelle categorie inferiori. No, i giocatori fanno,
fanno il proprio, però è chiaro che non trovare dirigenti al campo durante l'allenamento, non trovare una parola o di conforto ma anche di rimprovero a fine partita fa sì che le cose vengano meno, perché sentire sempre le stesse voci non fa bene, cioè sentire solo l'allenatore, soltanto una persona che parla o dice, al giocatore fa anche piacere a fine allenamento trovare il dirigente che magari lo conforta oppure ne parla anche male, no? Ci si creano poi queste situazioni di stimolo sia nel bene che nel male, questo lì purtroppo non c'è, questo è il vero male del Treville. Infatti è vero. Bene, continuiamo a parlare di eccellenza. Abbiamo visto oltre a Ortona Pianella, Monterale Luco e Pescina Montesilvano, manca anche questa gara appunto che non avevo citato prima. Adesso invece vediamo Francavilla Alba Adriatica, Laurentum Sant'Egidiese e Montori 88 Casoli. Così chiudiamo la parte riguardante l'eccellenza e scenderemo poi alla promozione. Finisce 0-0 la gara del Valle Anzuga, dove va in scena uno scontro diretto tra due compagini impegnate nella lotta per i playoff, un risultato che accontenta entrambe le compagini. Il Francavilla con Iervese e Sesai in panchina e mister Paciarella inserisce Kriber in mediana, in avanti si affida alla coppia Fidanza Contini, in panchina c'è anche il presidente Ricca. L'Alba Adriatica dell'ex Nobile senza Filippini e Petrella, con Colancecco che è portato in panchina. In campo anche gli ex Cecamore e l'esperto attaccante Di Giuseppe. Nella prima frazione di gioco, dopo 26 secondi dal calcio d'inizio, si fa vedere il Francavilla. Il diagonale di Ruscioni però finisce sul fondo. Partita senza grandi emozioni, alla mezz'ora calcio piazzato di Fidanza, ma la sua conclusione è troppo centrale. 5 minuti più tardi è Di Giuseppe che difende bene il pallone e prova da fuori area, ma Matricardi è attento. Al 46esimo è sempre Di Giuseppe che si rende pericoloso con un calcio di punizione molto insidioso che impegna l'estremo giallorosso che si salva in calcio d'angolo. Nella seconda frazione di gioco, al 24esimo, una clamorosa occasione per l'Alba Adriatica. Corti entra in area e appoggia per Di Giuseppe che deve solo metterla dentro, ma Matricardi salva la sua porta. Al 41esimo episodio dubbio nell'area degli ospiti, ma Di Liso viene ammonito per simulazione dall'arbitro Cinquino Di Vasto. Al 43esimo un'occasione clamorosa anche per il Francavilla, sul corner di Pomponi inzucca Baldassarro che prende in pieno il palo alla sinistra di Cecamore. Un minuto più tardi è ancora Di Giuseppe, incredibilmente a sbagliare, contropiede dei rossoverdi che colgono impreparata la retroguardia di casa, ma l'attaccante sciupa la più clamorosa delle occasioni. La gara si chiude con un'altra occasione per il Francavilla e al 46esimo Contini prova in diagonale, ma trova pronto il portiere Cecamore. Il palo legato in gol ai ragazzi di Leonardo Di Florio. Il match vede diversi assenti sia da una parte che dall'altra. Cipolletti deve fare a meno di Ferri, Fratò, Azzari e Pigliacelli. Dal canto suo il Casoli si presenta a Montorio senza De Laurentiis, Colanzi, Coraggio e Nasuti. È il Montorio 88, oggi in maglia rossa, ad aprire le belligeranze con Mariano Marini, uno dei migliori a fine gara dopo 9 minuti. Il suo destro però risulta fiacco e centrale. I padroni di casa cercano di velocizzare e dopo una bella punizione di Rinaldi al 14esimo che impegna severamente Del Teschio, arriva il vantaggio. Al 21esimo Castagna parte sul filo del fuorigioco, vede estremo ospite fuori dei pali e lo beffa con questo delizioso pallonetto. Montorio 1, Casoli 0. La partita sembra mettersi in discesa per il Montorio 88, ma non si fa in tempo a gioire per i tifosi gialloneri che gli ospiti 5 minuti dopo trovano il pareggio. Casolani butta giù in area di Pentima, l'arbitro D'Andrea della sezione di Pescara non ha dubbi, indicando il dischetto. Mammarella si incarica della trasformazione, ristabilendo così la parità. Montorio 1, Casoli 1. Ma la sua esultanza indispettisce il pubblico di casa, che lo punzecchierà così per tutto il match. In campo il Montorio cerca di riprendere in mano la situazione. 33esimo Del Teschio si scontra con un compagno di reparto, favorendo Castagna, ma l'estremo ospite è poi bravo nel recupero. Al 40esimo Rinaldi prova il colpo a sorpresa, ma forse chiede troppo alla Dea Bendata. Dea Bendata che sorride 2 minuti dopo Palmieri, che dopo aver sbagliato l'uscita vede il colpo di testa del vivace Valbonesi perdersi sul fondo per un soffio. Nella ripresa i ritmi si abbassano ulteriormente, il match diviene noioso, ma di tanto in tanto i singoli l'accendono. 13esimo Castagna ci riprova, il suo destro però termina alto. Risponde al 18esimo il Casoli con questa traversa colpita di testa dall'ex di turno Triboletti, ma il gioco è fermo.
A questo punto si riaccende Rinaldi, che prima ci prova dalla distanza, sfera sul fondo, e poi al 21esimo si inventa un'azione travolgente che pone sul destro di Castagna il più facile dei tap-in. Montorio 2, Casoli 1, e doppietta personale per Lori Castagna. Ora il Montorio, memore dei finali non tranquillissimi, cerca di controllare uscendo indenne dagli ultimi attacchi casolani, l'ultimo dei quali al 91esimo vede il palo protagonista su una conclusione di Mordini. Termina così, con la vittoria dei padroni di casa, che salgono a quota 36. Rimane penultimo a 17 il Casoli. Ferme entrambe da una ventina di giorni, Laureto e Santa Gidese tornano in campo per l'anticipo della 26esima giornata e danno vita ad una gara divertente e godibile, che vede prevalere in maniera meritata l'11 Vibratiano, che ha sfoderato una ottima prestazione di squadra, impreziosita dalla vena di alcuni singoli, Gonzales e Iezzi su tutti. Al contrario cade il Laureto, complici le eccessive e poco abituali leggerezze difensive, il nuovo modulo, un 4-3-3 forse troppo sbilanciato. Si gioca su un campo tirato a lucido dopo le recenti nevicate e sul quale si apprezzano subito lo spunto di Vaira fermato in offside ed il tiro di Gonzales centrale. L'argentino sulla fascia mette in difficoltà D'Angelo e al 17esimo propizia il vantaggio giallorosso, sfrecciando incontenibile sul suo binario preferito. Iezzi manca la correzione vincente, ma per sua fortuna alle sue spalle c'è Orlandi, il quale non perdona ed è 1-0. Il Laureton presenta in avanti un Giorgito ancora comprensibilmente arrugginito. In compenso, Antinucci e Vaira sono molto vivaci e l'ex attaccante del Montesivano si fa pericoloso prima di testa. Quindi al 26esimo, con una bella girata che è canonico ed il palo neutralizzano. La spinta loretese si concretizza al 34esimo. Di Renzo prolunga la punizione di Napoleone verso il secondo palo, dove Vaira brucia Moscardelli e fa 1-1. L'ennesimo spunto di Gonzales al 35esimo non mette in pericolo la giusta parità del primo tempo. Nella ripresa sono ancora gli uomini di Cappellacci a partire col piede giusto, tanto che dopo pochi secondi un ritrovato Paolo Iezzi con questa Veronica spiazza la difesa bianco-azzurra e sfodera un sinistro imprendibile per Palena. Davvero un gran gol. Nonostante il vantaggio, la Sant non si chiuderà mai troppo, restando sempre protesa alla caccia dell'1-3. Il tutto mentre la reazione loretese non sarà mai pienamente lucida. Al sesto Iemolo ci prova con un insidioso tiraccio, mentre all'ottavo Palena si arrangia sulla conclusione di Orlandi. Al 21esimo Iezzi mette in moto Gonzales, che chiude sull'esterno della rete. Il miglior momento loretese intorno alla mezz'ora, con la combinazione Masini-Vaira di poco sopra la traversa, quindi con uno dei rari spunti di Centofanti. Per Antinucci sempre fatta, ma Cafini salve il risultato. Infine l'ultimo sigillo alla prestazione vibratiana lo appone il neoentrato D'Ortensio, che al 36esimo supera D'Angelo e regala un comodo pallone a Iezzi, che fa doppietta e sale a quota 4 gol in campionato. 6 vittorie di fila ed 8 risultati utili consecutivi. Si chiude così la super striscia loretese, un incidente di percorso comunque tranquillamente superabile. Eccoci tornati in diretta, abbiamo chiuso con i servizi sul campionato di eccellenza. Prima di passare alla promozione, Tiziano, brevemente due battute sulla coda della classifica in eccellenza. Beh, guarda, la coda sta diventando altrettanto importante quanto la vetta, diciamo così, per cui ci sono squadre ancora impelagate nel discorso, non si sa ancora come andrà a finire. Ci stava due domeniche fa, domenica scorsa, sembrava che il caso del Pianella fosse sulla retta via per uscirne fuori, addirittura, e ieri hanno intoppato ancora in un'altra sconfitta clamorosa, quella del Pianella su un calcio di rigore veramente ridicolo, mentre lo Scerni si è ben comportato contro il Penne, per cui è ancora tutto da giocare e tutto da vedere. Il vantaggio che ha lo Scerni, che era ancora una partita in meno, come ce l'ha una il Pianella che recupererà mercoledì contro il Laureto, ma è ancora tutto da vedere e indecifrabile. Bene, passiamo adesso al girone A di promozione. C'è il mister Donatelli che due anni fa ha allenato il Sulmona, la formazione ovidiana sempre di più in caduta libera dopo un glorioso passato, adesso si vive nel più completo anonimato. Come si spiega? Ma guarda, questo mi dispiace molto per il Sulmona, perché lì, anche lì mi sono trovato molto bene, anzi avevamo disputato anche un buon campionato, se nel girone di ritorno non ci si faceva male sia a Martorella che a Meli, Martorella subì anche un grave infortunio, probabilmente avremmo anche potuto dire qualche cosina in più in quel campionato. Mi dispiace tantissimo per la situazione che si è venuta a creare lì a Sulmona, e nel vedere anche una cittadina come Sulmona, diciamo una piazza come Sulmona, come calcio, ecco, relegata un pochettino
in basso alla classifica. Ecco, io auguro vivamente ai tifosi anche alla, e a qualcuno, insomma, di qualche personaggio importante di Sulmona, ecco, di prendere in mano la situazione per far risalire questa, questa bella cittadina e questa cittadina di grandi tradizioni. Ma ci sono imprenditori interessati, che lei sappia? Questo non lo so, sinceramente no, non lo so. Dire che proprio giovedì sono stato a Sulmona, in effetti non c'è nessuno, c'è qualcuno che effettivamente sta cercando di coinvolgere qualche imprenditore, ma si vive nel totale e assoluto menefreghismo di questa situazione, per cui la squadra proprio è in balia della sorta, vabbè, giocatori che vanno a giocare con le proprie, a proprie spese, addirittura senza il vitto, senza magari tutto il necessario per cercare di fare un campionato decente, qual è, come hai detto tu Donatelli, per la piazza, per il blasone, cioè è una cosa veramente scandalosa vedere il Sulmona in quelle condizioni, abbandonato così. Poi ci sono tutti i giocatori locali, per cui ci sono le basi per cercare di ricostruire, di fare qualcosa di importante, mettendo magari qualche tassello al punto giusto, evidentemente, tra cui mi hanno detto che c'è un portiere molto molto bravo, ecco, che prende pallottate da tutte le parti ogni domenica, poveraccio, cerca di parlare quello che può, però è molto molto bravo. Comunque veramente purtroppo il Sulmona è... Tu di marzo hai allenato pure il Sulmona, ecco. È vero, è vero. E devo dire, io come presidente dell'associazione degli allenatori, ad ogni corso, ad ogni assemblea che facciamo, dico sempre agli allenatori: non vi dovete dimettere per nessuna ragione al mondo, perché nel momento in cui vi dimettete vi assumete le responsabilità. A Sulmona mi sono dimesso, me ne sono andato, e la dice lunga. È un ambiente strano, un ambiente che potrebbe avere tutto per riuscire alla grande, cioè non merita l'eccellenza Sulmona, merita molto di più, sì, sì, come bacino di utenza, cioè, Sulmona è un'enormità, potrebbe avere di tutto, ma non si spiega come non c'è società, non c'è, c'è abbandono totale. Io me ne sono andato proprio perché intorno a me non c'era niente. Avevamo una bella squadretta, avevamo fatto un buon lavoro, però non c'era niente che ti dava tranquillità. E purtroppo... Ma io mi meraviglio, al di là magari dei tifosi, del personaggio singolo... Ma che non parlo dei tifosi. Ma le istituzioni sono... c'è cioè l'assenza delle istituzioni... Devo dire che al mio periodo... quello è la gravità del fatto. Quando allenavo il Sulmona, le istituzioni erano entrate in società. C'era l'assessore allo sport che era vicepresidente, quindi stavano dentro la società, e però non sono bastati a rendere le cose agevoli, insomma. Non si poteva lavorare, me ne sono andato, mi sono dimesso, insomma, questa è la dice lunga. Torniamo al girone B di promozione, Peppino, sconfitta con la Flacco Giuliano Teatino nella gara di ieri, vuoi raccontarci un po' com'è andata? 2-1. Sì, lo sappiamo. No, abbiamo preso un gol strano dopo 5 minuti, tiro da fuori che ci ha sorpreso, 30 metri, e poi il secondo su punizione. Niente, abbiamo fatto tutto sommato una buona partita, però siamo leggeri davanti, sbagliamo molto e non sempre arriviamo nel modo giusto, per cui abbiamo difficoltà a fare gol, ma soprattutto siamo leggeri davanti. Dopo i problemi che abbiamo avuto, dopo la perdita di Antonello, che comunque ci dava una mano, adesso giochiamo con due fuoriquota e ci dà una mano Nicola Nardone, che comunque sta facendo il corso di terza, quindi lo vediamo la domenica. Per cui niente, adesso i problemi più grossi li abbiamo davanti, non riusciamo a fare gol. Arriviamo anche tante volte, però non la mettiamo dentro, e anche ieri purtroppo è andata così. Quindi mister, attualmente l'obiettivo primario è una tranquilla salvezza, oppure si può aspirare eventualmente con il recupero di qualche giocatore importante a fare qualcosina di meglio, conoscendo anche la piazza del Treville, che meriterebbe qualcosa in più, e conoscendo anche le sue enormi capacità? Grazie. No, il problema è questo. Grazie. Il problema è questo, che attualmente dobbiamo salvarci. Noi all'inizio siamo stati additati come uno squadrone, effettivamente c'erano dei nomi, i nomi c'erano, però i nomi non bastano. I nomi devono anche venire con umiltà, con la voglia di fare bene, perché non con un campionato vinto l'anno precedente si vince uno l'anno successivo. Ah, certo. E questo è stato il vero problema che abbiamo avuto, la scarsa disponibilità di qualche ragazzo.
me ne dispiace tanto, però poi purtroppo è successo. Quindi niente, sono stati degli errori fatti da noi, proprio errori di valutazione sulla formazione della squadra. E dopodiché abbiamo rivisto un pochettino le cose, abbiamo pensato forse è meglio costruire qualcosa per l'anno prossimo anziché continuare a rincorrere delle chimere quest'anno. Certo. E stiamo lavorando su questo. E un altro problema che abbiamo avuto all'inizio è la rosa ristretta, troppo ristretta. Noi quest'anno siamo andati soltanto 3 volte con 18 persone. Potete controllare i giornali volta per volta, siamo andati soltanto 3 volte, quindi adesso ne siamo 18, però ci stanno 9-10 fuori quota, per cui noi a Palombaro abbiamo giocato con 6 fuori quota, però non 6-84, 87, 86, 85. Ieri anche con 4, poi 5 in campo, a San Salvo 4 con 5 in campo, cioè stiamo cercando di fare quest'altro tipo di lavoro adesso, abbiamo abbattuto le spese di tanto, quindi siamo abbondantemente sotto il budget dell'anno scorso, stiamo cercando di fare questo tipo di lavoro, purtroppo, ripeto, siamo solo in 2, e in 2 è dura. Però chi è rimasto, di quei giocatori all'inizio che sono rimasti, sono rimasti veramente dei bravi ragazzi. Cioè ragazzi che vengono al campo, portano la macchina per andare a fare la trasferta. Si può lavorare comunque? Cioè. Si può lavorare, sì. Bene, velocemente dobbiamo andare di fretta, 5 minuti mi dicono, non di più, perché poi abbiamo la rubrica con le 3 gare che vi ho detto, del Ripateatina col Palombaro, del Perano col Miglianico e della Spal col Marina Calcio. In promozione 2 giocatori soltanto hanno realizzato più di una rete e sono Luca Pilone del Vestina Penne e Santoni della Flacco Giuliano Teatino, autori di una doppietta a testa. Nel girone B di prima categoria la Virtus Cupello, che sta attraversando un momento sicuramente negativo, non riesce più a vincere, si è fatta raggiungere un po' dalle avversarie, sembrava un campionato destinato alla corsa solitaria, adesso gli uomini di Buda hanno un solo punto di vantaggio sul Torino di Sangro e 4 sul Castelfrentano, che però ha una gara in più rispetto alle avversarie. Il Torino di Sangro ha battuto il Calcio Vasto per 3-0. Attenzione alle retrovie della zona playoff con la Valsinello che si sta facendo sotto, 3-0 ieri al Casalbordino, doppietta per Danilo Di Palma. Segnaliamo il caporosso a ridosso di queste squadre, mister Di Marzio, come le vede? Bene, questo è un campionato che ho scoperto, che ho riscoperto, diciamo, perché questo girone già l'avevo fatto anni fa con il Miglianico, lo feci con grossa fortuna perché vinse il campionato proprio con uno spareggio per tutti i giorni di ritorno con il Cupello. Vincemmo noi quell'anno. Vedo il Cupello ultimamente leggermente appannato. In questo girone non c'è una squadra che prevale sulle altre. Si può vincere tutte le partite e si può perdere. Noi abbiamo perso la partita con il San Vito. Ultimo in classifica. Ultimo in classifica nel girone d'andata. Ieri stavamo perdendo la partita con il San Vito, ultimo in classifica. Poi l'abbiamo vinta, giocando peraltro molto bene, soprattutto nel secondo tempo. E però è un girone così corto che può succedere di tutto. Anche ieri l'Altinese, per esempio, ha pareggiato in casa con il Fara San Martino. Il Fara San Martino è venuto pure a Caporosso a prendersi il bel punticino. Quindi può accadere veramente di tutto. Ci sono squadre che si sono attrezzate un attimino più delle altre, qualcuno che sta facendo ancora qualcosa in questo momento, il Valsinello per esempio, ultimamente ha preso anche Pomponio, certo. Insomma, avere anche Pomponio in campo con una squadra che ha già il Valsinello comincia a contare. Un po' tutti stanno cercando di fare le cose in grande. Una squadra comunque che mi impressiona moltissimo è il Torino di Sangro. Mi impressiona moltissimo perché è una squadra che non prende gol e fa tanti gol. Miglior difesa del campo. Non prende gol, è una difesa fortissima. Guardate che il Torino di Sangro ha preso 11 gol, 4 ne ha presi da noi, 1 all'andata e 3 al ritorno.
Quindi altrimenti ne avrebbe presi ben veramente, poco. Veramente ben poco. Quel giorno noi ci siamo superati, abbiamo capitalizzato un po' tutto quello che c'era da capitalizzare, noi che segniamo pochissimo. Abbiamo fatto 3 gol contro il Torino di Sangro, perché il Torino di Sangro aveva una difesa fortissima e là davanti ha il vecchio Marco Giangiordano che fa quello che deve fare. E qua davanti può succedere di tutto, dal Cupello, se mi è concesso, fino a noi del Caporosso. Certo. Si criticano sempre gli arbitri, stavolta invece un elogio all'arbitro della gara a Pallita Fossacesia da parte del presidente del Pallita, Maurizio Di Florio, quindi una volta tanto si va in controtendenza e ci fa piacere che qualche volta si parli bene delle ex giacchette nere, adesso hanno tutto fuorché la giacchetta nera. Nel girone C di prima categoria al comando c'è il Moscufo che vince anche a Colle Corvino, alle spalle tiene il Porto anch'esso, sì, vittorioso in trasferta. Fra Porto, certo, sarà una lotta a due. In questo campionato gol per Spinelli del Moscufo e Di Santa del Porto che hanno realizzato una doppietta, le uniche doppiette di giornata. Nel girone D di seconda categoria segna 2 gol il solito Tata Sciore della corazzata Casa L'Incontrada, si è portata a 82 gol, a meno 18 dalla fatidica soglia dei 100 gol in campionato e che probabilmente supererà con grande disinvoltura. E 2 gol anche per Di Toro dell'IMM, questa squadra che aveva perso nel turno precedente, mi sembra di ricordare, 10-1 proprio con Casa L'Incontrada. Questa volta l'IMM ha battuto per 5-1 il Villa San Vincenzo, i cugini tra virgolette poveri del Caporosso, essendo di una categoria inferiore. Poi c'è anche il Maiello 84, quarta squadra di Guardia Grele, che ieri ha pareggiato a Caldari 0-0. Nel girone F infine Torre Bruna e Ruggero da Fraine lotteranno, credo sia al termine, un punto le divide la classifica. Il Torre Bruna che ha battuto il Sambona per 4-2, mentre il Ruggero da Fraine non ha giocato, però aveva una gara in meno il Torre Bruna, quindi sono con 18 gare tutte e due. L'unica squadra ad aver giocato 19 gare è il Monte Odorisio, che si trova in zone basse. Doppiette di giornata per San Brotta del San Buono, Piccoli del Torre Bruna e De Vitis del Torricella. I minuti restanti, 1-2 credo, li spendiamo con Peppino Di Pasquale e Regno Di Marzio per i loro top 11 dei rispettivi campionati. Iniziamo, sei pronto Peppino? Non vai alla condanna. No, assolutamente no, anche perché le scelte sono sempre molto difficili. Sì, poi c'è la terza categoria, sì. Nei saluti finali ne parli, diciamo. Sì. Peppino, top 11 del girone B di promozione. Premetto che fare queste scelte è sempre difficile. Lo so, si scontenta sempre qualcuno, è un gioco, esatto. Prendiamolo. Poi uno dovrebbe vedere quantomeno 6-7 partite, diventa difficile vista la contemporaneità. Certo. Però ho preso soprattutto dei ragazzi o comunque per delle motivazioni. Fioretti, il portiere del Silvi, che è un 85, che conosco bene. Andrea Giovanelli della SPAL, che è un difensore arcigno, quindi vederlo far gol è sicuramente piacevole. Danilo Macera, che è la bandiera del Pineto per tanti motivi. Silvino Ottaviano del Perano merita una citazione per il campionato che sta facendo sicuramente. Paolo Sciorilli, sempre del Perano, che è un fuoriquota di primissimo livello. Salvatore, che è un giocatore di esperienza che sta dando una grossa mano a Ripateatina e quindi comunque va citato. Pica, che Luca Pica è un ragazzo 84 che con alterne vicende è andato in giro tra eccellenza e promozione, però è un ragazzo che merita attenzione perché è veramente bravo. E gioca nel? Gioca nel Pineto. Sì. Di Lello, perché ha firmato l'impresa del San Salvo, quindi merita sicuramente, certo, col Silvi. Peca, perché ieri l'ho visto veramente in grande spolvero, ha fatto una grossa partita contro di noi. De Angelis, per un ritorno importante, poi ha anche siglato gol, quindi va citato sicuramente. E poi l'allenatore Taverna, senza ombra di dubbio. Ah, tu hai messo anche l'allenatore, bravo. Beh, spugnato Silvi. Taverna che merita una citazione particolare. Sì, perché comunque sta portando il San Salvo veramente nelle zone che più gli competono, grazie anche all'apporto di quell'istorione che si chiama Meuccio. Domenica l'altra li abbiamo incontrati noi a San Salvo, vinciamo 1-0, poi ci hanno pareggiato all'89esimo, però è una squadra veramente tonica con tanta voglia di salvarsi. Grazie Peppino, auguri a Benedetto Di Donato, prima che mi dimentico, che sabato notte ha avuto un brutto incidente stradale e infatti ieri non era in campo nelle fila del Perano, chissà quando tornerà in campo, comunque non dovrebbe essere gravissimo l'incidente, che comunque lo terrà fuori dai campi. Auguri a Di Donato. Enrico Di Marzio. Anche per me, come diceva Peppino poco fa, è solo un gioco e non vorrei urtare la suscettibilità di nessuno.
In porta l'Abrozzi dell'Altinese, mi sembra, ci sono tanti buoni portieri nel girone, comunque l'Abrozzi. Poi una difesa a tre, metterei come fuoriquota il nostro Luca Ranieri, molto bravo. Centrale potrebbe essere Salerni, e Pace dell'Ossonia. Da sinistra, la linea di centrocampo, il nostro Giuseppe Colasante, che ha capito come si gioca sulla fascia, quando affonda, affonda veramente e fa male. E Di Stefano Del Cupello, bel centrocampista con una bella botta da lontano, ha fatto anche qualche Eurogol quest'anno. E vicino a Di Stefano ci metterei questo ragazzino nostro, Bucceroni, un 87, che l'abbiamo avuto dal Guardia Grele. A destra Aloè del Torino di Sangro, Marzocchetti, il vecchio è sempre validissimo Marzocchetti, dietro le punte, Bonacci e Franceschini, le due punte. Grazie mister, non abbiamo tempo per i saluti. Tiziano, 10 secondi per questo derby, poi questo derby tra le due squadre di Pianella, il football 2004 che è nata quest'anno, si sta ben comportando, è la prima esperienza in campionato, sta facendo bene. L'allenatore è un mio carissimo amico che merita senz'altro attrighi, si chiama Di Nicola Antonio Concezio. Però ha perso contro l'antagonista che è appunto la Torsita per 4-1, una squadra molto forte, praticamente non c'è stata partita davanti a un folto pubblico, praticamente due squadre che hanno dato veramente spettacolo per Pianella. Replica del gol domani alle 16, domani sera a bordo campo con Sergio Mancini, tra qualche secondo la rubrica in campo con le gare Ripateatina Palombaro, Perano Miglianico e Spallanciano Marina Calcio. Buona visione e buona serata. Nella vincente corsa 3 in testa alla classifica, il Ripateatina vuole 3 punti per mantenere la vetta nel girone B di promozione. La gara che si disputa a Tollo è uno degli anticipi della giornata e l'avversario di turno, il Palombaro di Nino Di Cencio, ha necessità di muovere la classifica per uscire fuori dai pericolosi bassi fondi della graduatoria. A sorpresa sono gli ospiti a rendersi pericolosi in avvio, quando Amoroso raccoglie una corta respinta di Salvatore e al volo lascia partire una gran fiondata che si alza di poco sopra i legni della porta avversaria. La formazione di Pesi risponde poco dopo con l'incornata di Lalli che spedisce al lato da buona posizione. Al 12esimo è Gaspari a fallire l'aggancio da breve distanza. Il Ripa concede pochi spazi agli avversari e al 26esimo si produce in una nuova incursione. Yoshida lancia Lalli che non riesce a calibrare a dovere il traversone al centro, favorendo in tal modo l'anticipo di De Julis. Gli sforzi della squadra di casa vengono premiati al 39esimo quando Mascio Vecchio imbecca Lalli, lasciato troppo solo dalla retroguardia avversaria, che si imbuole in area e batte il malcapitato De Julis. Non si avranno altre occasioni da rete prima del duplice fischio del signor Di Vito. Si va dunque al riposo con la capolista in vantaggio. I momenti topici della ripresa saranno pochi, ma tutti decisivi. Al 14esimo Yoshida viene steso in area da Paglione e il direttore di gara indica senza esitazione il dischetto del rigore. Dagli 11 metri lo specialista Salvatore infila De Julis senza problemi. Al 22esimo il Ripa mette al sicuro il risultato con Pavese che sfrutta al meglio un preciso traversone di Yoshida e infila il pallone nella porta ormai sguarnita. Al 28esimo Di Rocco rileva Gaspari e due minuti dopo va a bersaglio. Yoshida, al termine di un bel triangolo con un compagno di squadra, entra in area, ma al momento del tiro si inserisce Di Rocco che batte a rete, realizzando in tal modo il quarto gol della compagine ripese. Non ci sarà nient'altro da segnalare se non il triplice fischio finale che conferma il Ripateatina leader solitario del raggruppamento. Akira Yoshida, un protagonista di oggi, sicuramente due delle quattro reti sono state realizzate per tuo merito, una prestazione sicuramente di alto livello. Ecco, a chi dedichi questa bella prestazione? No, adesso io sono contento che noi abbiamo vinto. Io non ho fatto gol, però l'importante è abbiamo vinto, quindi io sono contento. Pericolo costante sulla fascia della razza gialla oggi, possiamo dire così? Non so. Non hai capito? Cioè, il giapponese oggi è stato un pericolo costante per la squadra avversaria. Grazie. Contento? Sì, sì, io sono contento molto. A Ripa come ti trovi? Bene, molto bene. Molto... Conti di restare a Ripa oppure torni in Giappone?
L'anno prossimo, non lo so, sto qua, però non lo so. Mister Di Cencio, un 4-0 che sicuramente rispecchia l'andamento del match nel secondo tempo, primo tempo molto equilibrato, con Ripa più volte in difficoltà. Ma oggi sapevamo di incontrare una grossa squadra, quindi basta guardare le tre sostituzioni che hanno fatto, insomma, che ci fa capire la portata dell'organico di questa squadra, quindi una squadra che c'è poco da dire. Noi avevo chiesto in settimana ai miei ragazzi di essere molto attenti e concentrati, perché al primo errore questa squadra ti punisce. Ecco. Infatti, dopo il rigore ingenuamente peccato, la squadra si è disunita. Non solo sul rigore chiuso e chiusa la partita, ma anche il primo gol l'abbiamo preso con una piccola disattenzione in difesa, gli abbiamo concesso al 40° del primo tempo di andare in vantaggio, quindi rientro in vantaggio per noi diventava dura, però siamo rientrati nel secondo tempo ripartendo abbastanza bene, mettendo anche un po' in difficoltà, e non bisognava concedere il secondo. A quel punto la partita si è chiusa e il potenziale tra noi e loro era talmente così differente che 4 gol ci possono stare tranquillamente. Il Ripa può vincere il campionato? Guarda, il campionato è da come si vede anche dalla classifica, dobbiamo dire che fino alla fine se la lotteranno, perché stanno lì 3 squadre. Il Ripa Teatina sicuramente come organico credo che sia più forte. Li ho visti molto bene sul piano atletico, quindi una squadra che oltre a saper giocare ma ha una grossa condizione fisica, e quindi non ti lascia neanche giocare. E quindi penso che alla fine sia la squadra da battere. Il Palombaro, dopo una serie di risultati utili, si è portato quasi fuori dalla zona play-out, comunque c'è ancora da lottare parecchio. Ma siamo lì, ce la lotteremo fino alla fine, perché insomma domenica siamo riusciti a vincere una partita importante, quindi ci siamo allontanati dall'ultimo. Ora bisogna fare bei risultati per cercare di portarsi fuori completamente dalla zona play-out. Enzo Pizzica, una vittoria con qualche polemica. È andato via Lalli arrabbiatissimo perché è stato sostituito, mi ha detto, non ha voluto rilasciare interviste, mi ha detto di dire che era arrabbiatissimo. Ma che io sappia, come tutti i giocatori non vogliono essere sostituiti, quindi che io sappia nulla di grave. Adesso si è chiarito nello spogliatoio, è normale che lui giocando qui a Tollo voleva giocare fino alla fine, magari fare un altro gol, però come tutte le punte che vogliono segnare ad ogni costo, è normale che... Però noi vogliamo questi giocatori che non vogliono uscire mai e che vogliono stare in campo fino alla fine per cercare di portare avanti il Ripa. Quindi. Anche perché probabilmente aspira a quel premio Marino Marini che praticamente assegna un bel premio, lo scoiattolo d'oro, a chi realizza minimo 25 reti. Lui, stando in campo, è arrivato a quota 14, poteva ancora segnare qualche gol. E questo non lo so se aspira al premio di Marino Marini, è normale, come ho detto prima, tutte le punte vogliono segnare, però noi abbiamo una panchina molto lunga, quindi oggi avevamo in panchina Di Rocco, Cilli, quindi bisogna dare spazio pure agli altri. Cerchiamo di ruotare un po' i giocatori, perché mercoledì abbiamo un altro impegno e quindi cerchiamo di fare un po' di turnover nei limiti del possibile. Come ha visto sul piano tecnico tattico la squadra? Beh, oggi molto bene. Nel primo tempo abbiamo avuto diverse occasioni che non siamo riusciti a concretizzare. Poi nel secondo tempo, nel momento in cui siamo andati sul 2-0, non c'è stata più partita. La squadra sta benissimo da un punto di vista tecnico, da un punto di vista morale. Il morale è a 1000, naturalmente è una squadra che è prima in classifica, quindi automaticamente si raddoppiano diciamo, le forze in campo da parte di tutti quanti per cercare di vincere tutte le domeniche. Sull'onda di questi risultati ultimi sicuramente c'è da sperare per questo passaggio in eccellenza. Beh, normale, noi adesso ci troviamo lì e ci puntiamo, ormai mancano 9 partite alla fine, quindi ci speriamo. Non è facile, perché Silvio e Perano ce l'abbiamo sempre alle costole, però ci proviamo.
Nella vincente testa a testa tra le prime della classe del girone B di promozione, tocca al Perano rispondere al Ripateatina che nell'anticipo ha superato il Palombaro. L'11 di Raffaele Flocco, che riceve l'ostico miglianico di Mister Spadafora, è ancora scioccato per il brutto incidente stradale occorso nella nottata di sabato al centrocampista Benedetto Di Donato. In compenso si profila un ritorno in campo per De Angelis, assente dai campi da oltre 8 mesi. Il tecnico ospite schiera invece Sferrella sin dalle battute iniziali. L'avvio peranese subito ad handicap, visto che Miglianico sblocca il risultato grazie ad un penalty assegnato dal signor Bucci per un fallo di mano in aria ad opera di Sciorilli. Dal dischetto è Sferrella ad infilare d'Arcangelo. La risposta del Perano è affidata a capitano Pili, che su calcio da fermo impegna severamente Taraborrelli. Il pareggio non tarda ad arrivare. Al 19esimo infatti Pili pennella al centro, dove Ottaviano è puntuale nella stoccata vincente. Il finale di tempo propone il tiro da fermo di Sferrella, che si alza di poco sopra i legni della porta avversaria. La ripresa più vivace offrirà diverse emozioni al pubblico presente sugli spalti. In avvio di frazione i padroni di casa reclamano il penalty per una caduta in area di De Julis, ma l'arbitro non è dello stesso avviso. All'11esimo il destro ravvicinato dello stesso De Julis costringe Taraborrelli a rifugiarsi in angolo. Al 16esimo la mischia in area miglianichese non viene risolta da Pasquini, che indugia eccessivamente prima di battere a rete. 3 minuti dopo il tiro in corsa di Ottaviano crea pericolo a Taraborrelli, che smanaccia sul fondo. Lo stesso Taraborrelli esce poco dopo su De Julis per evitare guai peggiori. Al 25esimo la gran fucilata di Ottaviano sfiora il bersaglio con il pallone che sibila sopra i legni di Taraborrelli. Al 36esimo grossa occasione per i padroni di casa, con De Julis che fallisce il bersaglio con un piatto destro ravvicinato che sfila al lato. Gli sforzi peranesi trovano sfogo in pieno recupero quando il neo entrato De Angelis, che torna in campo dopo 8 mesi di inattività, infila Taraborrelli anticipando la distratta difesa ospite. Lo stesso Taraborrelli si porta in avanti, ma nell'ultimo assalto finale riceve il secondo giallo della giornata. Per lui espulsione a 2 secondi dal triplice fischio finale, che consegna al Perano il secondo posto in classifica ad un solo punto dalla battistrada Ripateatina. Mister Flocco, una partita vinta all'ultimo minuto grazie a un gol di un grande personaggio che oggi è rientrato dopo una lunga assenza. Sì, sono contento per lui perché ci ha fatto vincere questa partita all'ultimo secondo. Però va un elogio a tutta la squadra, a tutta la rosa, perché oggi ci mancavano quattro giocatori importanti, però quelli che hanno giocato hanno dato tutto. Abbiamo ottenuto una grande vittoria contro una grande squadra, quindi questo fa onore, mi fa veramente onore. Poi volevamo dedicare questa vittoria a Di Donato, che ieri sera ha avuto un incidente pauroso. Quindi in questo momento la società, la squadra, gli stiamo vicini in questo momento particolare, però lo aspettiamo, oggi gli abbiamo dedicato questa vittoria, lo aspettiamo perché lui è molto importante per noi, al più presto. Mister Spadafora, Miglianico all'inizio della gara con un rigore sembrava che tutta la partita fosse in discesa, però poi... Si era messa bene grazie a quel rigore. L'atteggiamento della squadra comunque era quella che era, perché venivamo dalla sconfitta in casa con il Ripa, quindi i giocatori, perlomeno io da quello che ho visto, si sono basati soltanto a contenere gli avversari. Oggi diciamo che non abbiamo giocato quasi per niente, forse il risultato è giusto perché loro ci hanno creduto fino alla fine, cosa che non abbiamo fatto noi. Io chiaramente sono rammaricato perché non conoscevo una sconfitta così rude, nel senso che senza gioco, senza idea. Forse è stata una delle prime sconfitte più brutte che ho patito da quando sto qui a Miglianico, nonostante altre sconfitte di Vedi Ripa o qualche altra diciamo defiance. Oggi ho visto una squadra forse troppo concentrata a spezzare il gioco, ha rinunciato a giocare completamente. Non lo so, forse dovremmo fare tutti mia colpa, compreso io. Vediamo in settimana di ricucire questo strappo. Con due domeniche ha affrontato sia il Ripateatina che il Perano. Ci potrebbe dare un giudizio su tutte e due le squadre?
Io ho visto un Perano oggi, un grosso collettivo che ci crede, gioca, cerca di giocare, non molla mai, forse è la caratteristica di questa squadra che rispecchia il carattere dell'allenatore. Difatti oggi gli mancano pure parecchi pedini importanti. Comunque ha espresso un buon gioco. Ripetatino, molto ovviamente sarà più forte se lo è, lo bisogna dimostrarlo alla fine a livello individuale, anche perché loro hanno grossi giocatori, quindi magari la differenza bisogna vedere se la fa sì, l'individualità di alcuni giocatori del Ripo o il grosso gruppo del Perano. Anche Miglianico, essendo un neopromosso, comunque sta facendo un buon campionato. Sì, noi magari ci eravamo illusi con l'inizio del campionato, diciamo, abbastanza positivo. Comunque non dimentichiamo che siamo una squadra che ha bisogno di lavorare. Anche noi non è che abbiamo grosse individualità, però quello che abbiamo fatto fino adesso è solo merito al gruppo. Se ci scordiamo queste cose, ci dimentichiamo queste cose, non andiamo lontani. Infatti oggi si è visto. Noi comunque non siamo nemmeno abituati a stare in campo per diciamo, rintuzzare l'avversario, siamo abituati a giocare. Difatti oggi molto meno meritavamo di perdere questa partita perché non abbiamo giocato. De Angelis oggi dopo 8 mesi rientra in campo e dà la vittoria al Perano. Sono veramente contento e niente, in effetti è stata una sorpresa anche per me. E alla fine abbiamo deciso, io e il mio, di fare una decina di minuti e meno male sono riuscito, diciamo, a fare il gol a partita. Lei che da 2-3 domeniche che sta in panchina, come si vive la panchina? Ma vabbè, sono 2-3 domeniche comunque che stavo seguendo lì in panchina, è dura da fuori, insomma non è divertentissimo, però niente, volevo ringraziare comunque tutte quelle persone che mi hanno aiutato, perché è stato un infortunio comunque grave e oggi sono veramente felice. Volevo ringraziare Campitelli Dino, Graziano Claudio e Castignani Fulvio, che mi sta aiutando in questa fase finale di recupero, e niente, sono contento. Quando rivedremo De Angelis in piena forma dall'inizio della partita? Ma adesso comunque piano piano comincerò a fare comunque, a stare in campo un po' di più e spero il più presto possibile per questo rush finale, di cercare comunque di portare alla fine questo campionato, di cercare di vincerlo, di fare i primi insieme alla società, che comunque ringrazio, mi ha dato questa possibilità e quindi niente. L'immobiliare De Marco vende appartamenti in via Gabriele D'Annunzio a Miglianico. Immobiliare De Marco, telefono 0871 9504 67. Ad Altino si disputa uno dei tre anticipi del girone B di promozione. Si affrontano Spallanciano e Marina Calcio, formazioni dalle opposte ambizioni. Se l'11 di Mister Di Camillo, che non può ancora giocare sul proprio terreno per l'impraticabilità del rettangolo di gioco frentano, ambisce ad entrare nel ristretto cerchio delle papabili alla zona playoff, il Marina Calcio, che vive invece una stagione travagliatissima, si è affidata alle cure di un vecchio marpione come Franco Scarano per tentare di abbandonare il malinconico ultimo posto. La gara, che si rivelerà piuttosto equilibrata, si apre con la gran sventola di De Foglio, che su calcio da fermo impegna severamente Trevilino. Al 16esimo gli uomini in casacca biancorossa sbloccano il risultato a proprio favore grazie ad un contestato calcio a due in area Spallina assegnato dalla direttrice di gara. De Foglio appoggia per Perrucci, la cui bordata si infila tra una selva di gambe e centra l'angolino alla sinistra di Trevilino. La risposta della Spalla arriva pochi istanti dopo con il calcio piazzato di Pino Di Battista, che non trova l'adeguata assistenza dei suoi compagni più avanzati, i quali mancano l'aggancio sotto misura. Sul versante opposto registriamo il gran tiro dalla distanza di Asci, che sorvola i legni della porta frentana. Al 22esimo la Spalla sfiora il pareggio, anche se in maniera piuttosto fortuita. Cianci infatti penetra in area avversaria e lascia partire una conclusione che viene dirottata sul palo dal tocco involontario di Asci. La Spal continua a costruire occasioni da rete nel tentativo di pareggiare i conti e al 26esimo l'incornata di Esposito costringe Reggiacorte a rifugiarsi in angolo.
Pino Di Battista prova a sfruttare le sue doti balistiche, ma la gran sventola dalla lunga distanza non infastidisce più di tanto il numero 1 vastese. Il numero 7 Spallino mette comunque lo zampino nel gol del pareggio, che porta la firma di Giovannelli. Sul calcio piazzato di Di Battista, smorzato dalla barriera avversaria, Giovannelli da buona posizione si ritrova tra i piedi un pallone d'oro che scarica immediatamente in porta. L'11 di Marcello Di Camillo potrebbe addirittura ribaltare l'iniziale svantaggio, ma al 41esimo Cianci spedisce alle stelle una favorevole opportunità sotto misura. Con questa occasione dei padroni di casa si va al riposo. Nella seconda frazione è il Marina Calcio a fallire il raddoppio, con Traino che sotto porta si fa ipnotizzare da Trivilino, il quale neutralizza la pericolosa opportunità capitata tra i piedi del numero 7 vastese. La gara piuttosto brutta scivolerà via fino al 36esimo, quando Perrucci spedisce alle stelle da buona posizione. L'ultimo sussulto della contesa arriva in pieno recupero, quando Catenaro cerca di beffare Reggiacorte, uscito nel frattempo fuori dai pali, ma la conclusione dalla distanza del numero 11 Spallino si stampa sul palo. Non accadrà nient'altro sino al triplice fischio della signorina De Amicis. Va dunque agli archivi uno scialbo pareggio che permette comunque ad entrambe le contendenti di muovere la classifica. Franco Scarano, tecnico del Marina Calcio, subentrato in corso d'opera, diciamo così, a Roberto Cesari. Un punto davvero prezioso quello conquistato nell'anticipo di Alpino con la SPAL. Certo, un punto prezioso perché ci dà la possibilità di crescere di morale e quindi affrontare queste ultime 10 partite con il piede giusto, diciamo. Perché in effetti a noi non mancava, anche nelle partite precedenti, non mancava né il gioco né l'impatto alla gara, mancava proprio quel pizzico di morale che ci dava la possibilità di entrare in campo fiduciosi. Oggi ci siamo riusciti, grazie a Dio, e quindi speriamo di continuare su questo passo fino alla fine, cercando di fare più punti possibili, in modo che poi tireremo le somme e vedremo che sarà successo. Adesso si guarda al futuro con maggior ottimismo. Certo, questo punto è stato importantissimo, come ti dicevo, per l'immorale della squadra, e quindi adesso guarderemo con un occhio diverso il futuro, sperando appunto che questo futuro ci dia delle belle soddisfazioni, sempre nel lato salvezza, sperando che alla fine ci riusciremo a salvarci. Dalle poche settimane dove ha avuto a disposizione questa squadra, è riuscita a fare una prima diagnosi da medico curante di questa malata? Niente, secondo me la malattia che aveva era quella proprio della mancanza di fiducia nei propri mezzi. La sta riacquistando piano piano e dopo tre sconfitte brutte, diciamo, insomma, non veritiere, oggi abbiamo cominciato la dimostrazione che ha superato la malattia e quindi sta in via di guarigione, credo. Marino Sorrentino, difensore della Spallanciano, oggi non ha giocato la gara col Marina Calcio, comunque ha assistito dalla panchina ad un confronto tra due squadre che non hanno dato vita ad una gara molto spettacolare, vero? Esatto, le due squadre sono state limitate sicuramente dal campo, che purtroppo dalle condizioni in cui si trova, come ho detto all'inizio, le ha limitate molto, soprattutto sul piano del gioco. Le squadre sono state molto attente a livello tattico, tant'è vero che la partita finiva con il risultato di 1-1, e purtroppo per noi abbiamo perso l'opportunità di acquisire punti per la salvezza più tranquilla. Adesso a questo punto i vostri obiettivi rimangono quelli di provare comunque a conquistare la zona playoff, visto che siete insieme alle altre? Beh, sicuramente il primo obiettivo è quello di salvarci, quello che ci siamo predisposti all'inizio d'anno. Noi siamo una squadra di ragazzi che ci stiamo allenando dall'inizio dell'anno, sicuramente non potevamo aspettarci un campionato migliore di questo. Il primo obiettivo, ripeto, è quello di salvarsi in anticipo, poi tutto quello che verrà di positivo prenderemo. Infine, due battute sul Marina Calcio, visto all'opera oggi. Beh, mi sembra strano, col modo che ha giocato oggi, il Marina Calcio che si trovi nelle posizioni proprio del fondo della classifica. Anche il Marina Calcio ha degli elementi molto giovani, e pertanto mi dispiace soprattutto una squadra con elementi giovani sia nel reto della classifica. Se gioca così sicuramente potrà avere chance per limitare i danni e quindi cercare di evitare i play-out. Però...